Va bene, allora prima di lasciare all'alunno anziano le conclusioni della serata, io dico a tutti che è stato un vero piacere organizzare questa cosa, che ogni volta che ne intraprendo una nuova, e magari quale sarà la prossima non lo so ancora, mi diverte e mi avvince al risultato finale, che tendo poi che sia più completo possibile. Con le ultime manovre di questi ultimi giorni purtroppo non ci siamo riusciti. E spero che questa riconsegnata unità di conoscenze e di relazioni continui magari con l'uso facile della tecnologia che ci permette magari di mandare un messaggino o una fotografia. Adesso nei prossimi giorni ci scambieremo le fotografie, daremo una banda e mandiamo. Ecco, sono in mezzo a una strada io praticamente. E manderemo qualche pergamena, litografia. No, qualche foto prima la mandiamo, specialmente a sua moglie. Attraverso il Marionio. Non si preoccupare. Quindi l'intento è quello che ci si senta ancora e non rimandiamo troppo in là, anche perché qui c'è una ufficiale, passo alla lettura ufficiale della pergamena che consegneremo. La sera del 27 di ottobre, anno domini 2006, nella località di Rho, circondario di Milano, presso l'osteria dai più chiamata alla Terrona Maniera, tenuta dallo ex discente Stefano Saliceto, si svolge audace rimpatriata, avviata dal volenteroso Gualtiero Bellini. Contate 30 primavere dall'ultima licenza scolastica nella classe quinta C, scuola elementare Emilio Morosini. Tutti i compagni qui convenuti, che si sottoscrivono di pugno in calce per la solida e valente impronta formativa ricevuta, or già validata con la forza dello tempo passato, e dalla presenza dell'alunno anziano illustrissimo Antonio Resta, giunto ivi con viaggio di oltre 500 miglia, esprimono grande riconoscenza alla cara maestra Elvira Gallus Morini e per lo tanto consegnano ad ella questo scritto ad luminosa ed affettuosa memoria della serata. Si conviene lo intento di rinnovato plenario convivio non prima dell'imbrunire del primo di ottobre dell'anno domini 2011. Allor ben quando ci adunereremo nello preciso quarantennio dalla prima e fortunata conoscenza. Applauso ragazzi, non mi devo dire il mio nome. Bravo. No, il registratore qua a Borghese, siamo qua davanti. Smontante. Attenzione, occhio alle foto. Anziano, tu poi hai il controllo antidoping, ricordati di andare a casa perché... Il controllo antidoping è bello. Allora, zitti. Eccolo. Vabbè. Va bene, grazie. È un momento serio, ragazzi. Se mi avessero detto un mese fa che ci saremmo ritrovati qua stasera, te l'avrei detto a quella persona che sarebbe stato sicuramente un pazzo. E invece forse il pazzo sono stato io, perché alla fine ho preso il pullman, mi sono fatto 1000 chilometri, perché quando Walter mi ha telefonato, sia Walter che Stefano, è stato un tuffo al cuore. E poi non ve lo nascondo, ripensavo alla maestra Elvira e niente, la gioia, l'emozione non avevano più freno. Certo, ognuno di noi ha fatto la sua strada, parliamoci chiaro, chi ha avuto un percorso più agevolato, chi magari ha un po' più difficoltoso, chi oggi è un imprenditore, chi invece è un commerciante, chi è un semplice dipendente, però ognuno ha fatto la sua parte nella vita. Però io penso che stasera torniamo tutti quanti quei bambini di allora, cioè non guardiamo più le differenze sociali, le differenze nell'abbigliamento, nell'avere, ma ritorniamo quei ragazzi, quei bambini di allora che pensavano solo a divertirsi, a giocare, a stare insieme in allegria. Io sono contento di essere qui con voi stasera e sono stato contento di rivedervi tutti. Mi dispiace
invece lo dico ancora una volta, per chi non è presente e poteva esserlo, perché credo che abbia perso un'occasione unica in questi incontri. Il 1976 è lontano. Ci siamo spogliati allora della nostra infanzia per affrontare l'adolescenza, una nuova fase della nostra vita. Oggi siamo quarantenni, tempo di bilanci, ciò che abbiamo fatto è il prodotto di quello che siamo oggi e guardiamo al futuro, come anche detto prima la maestra Elvira, a quello che ancora abbiamo da fare. Ripeto ancora una volta, sono molto emozionato. I sentimenti di stasera appartengono a ognuno di noi che è qui presente e nessuno potrà mai toglierceli, e chissà per quanto tempo ancora ce lo porteremo dentro, ce lo sogneremo la notte, perché questa è un'occasione che pochi hanno avuto la fortuna di poter vivere. Io penso questo. Voglio ringraziare Stefano, che è stata l'anima organizzatrice di tutto questo, coadiuvato da Stefano, e anche dalla maestra Elvira, alla quale va il mio più sincero ringraziamento per tutto quello che ha fatto, che mi ha dato in epoca passata e che ancora stasera con questi scritti ci congeda nel migliore dei modi. Ragazzi, non voglio essere ipocrita, non ci vediamo da anni, non ci vedremo per chissà quanti anni ancora, ma io vi voglio tutti bene. Stasera mi ha chiamato ancora un amico a parlare medico. Cosa ti ha detto prima? Apri la bottiglia e con la bottiglia così. Apri la bottiglia e con la bottiglia così. Ma adesso la porta te. Adesso metti la sposta. Sì, sei grosso, non sei trasparente, non vedo quello dietro. Mettiti al sole così ti asciughi. Mettiti al sole come ma dopo non però devi aprirla e ti devi muovere, ti rendi indietro lo stomaco, Stefano, ma non veloce, ti rendi indietro lo stomaco, anche il petto, va a pensare, sei pronto? Ma ti ho detto di aprirla? Allora richiudila. Porca dio. Ti metti la cappella. Come stanno? Stefano, è facile essere un po' più iniziale e arrivo a cucinarsi una cosa. Auguri a tutti. Saluto a tutti. Ma poi a me. Ma che è questo? Non sono io. Ma che cazzo? Andate dentro, non fate. Ma no, voi non c'eravate. Ma che è? Calzelli. Ma dove sei in alloggi? Davanti. Fai l'inventario prima di dormire. Se vuoi ti presto un metal detector quando esci domani per andare.
Sì, con un naviglio vuoto non è il massimo la ripresa, però. Hello Walter! Voilà. Oggi siamo in giro a vedere la vecchia Milano. Abbiamo visto i navigli e mangiato un'ottima pizza. E tra poco Antonio va a trovare la Gallus. La Gallus! Te lo ricordi il marito? Tipo simpaticissimo. Classico... Sì, figurati se si ricorda di me. Dico di sì. Pensa che Angela dice, ma mi stai riprendendo? No. Ah, ecco. Aspetta, devi riprendere le cose belle. Hai i fiori che mi avete portato. Guarda, anche questi erano dei mazzi. Guarda quanti mazzi ho fatto. Mia moglie era curiosa di vederti. Allora ah sì, e una volta venite. Con le bambine vi possiamo ospitare. Ti ringrazio, Elvira. Prendi gli angolini più bellini, non è che li portassi con me, se non in quell'occasione lì, perché altrimenti non potevo fare l'esperienza, non potevo lasciare tre figli. Ho portato Angela a casa Pibre dalla mia mamma, che allora era ancora là, la mia mamma con papà, va bene. Tu, ma lì si sente anche la voce? Sì, si sente tutto. Beh, allora basta. Se vuoi mandare un saluto alle mie bambine. Ecco, dimmi bene i nomi. Deborah e Noemi. Ciao Deborah, ciao Noemi. Vi mandiamo un regalino piccolo che poi papà vi spiega. Ti chiamano papà o ti chiamano... No, mi chiamano papà. Perché i nostri li chiamano babbo. Perché in Sardegna così si usa. E se anche tua moglie, come si chiama tua moglie? Vita. Vita, ciao. Io qui vi posso ospitare, io e Pino naturalmente. Allora, se una volta decidete di venire a Milano, venite ospiti da noi. Va bene? Va bene, ciao, grazie. Vita, che bel nome che hai. Vita, io dico certo. Così.